Beh, raga, sono sveglio e quello di oggi sarà un video serissimo. Ma l'avevi già fatto per i 6.000 iscritti, un video serissimo dove ringraziare gli iscritti. Però questo non è un video dove ringrazio gli iscritti, ma ringrazio alcuni iscritti. Cioè, aspetta che metto la camicia. Mi spiace per quelli che hanno detto: minchia, un video di Jumbo sicuramente si riderà di nuovo. E invece no, raga, perché questi 4-5 giorni, perché voi sapete che è difficile che io rimanga inattivo per 4-5 giorni, è successa una cosa che non volevo che succedesse. Cioè, insomma, molto unlucky Jumbo. Che... Il bello è che io non è che me le cerchi le cose, capito? La vita mi si schianta addosso. Proprio sono fermo, immobile. La vita mi si schianta addosso e riesco a essere unlucky anche così. Cioè, vi rendete conto? Unlucky schiantone. Sto sudando. E niente, praticamente mi è successa una cosa. È successa una cosa un po' bruttina, quindi non l'ho presa benissimo. Sono rimasto male per una cosa che sinceramente è privata. E voi lo sapete comunque, le cose private io non vorrei mettere su YouTube. Le cose private vorrei tenerle per me, almeno le cose private. Non dico tutto, ma le cose private. Poi mi sono detto, c'è YouTube. Quindi, cioè, della serie, basta fare un video sfogo, comunque una stronzatina del genere. La tristezza, l'allachezza se n'è andata via. Ho provato a fare un video, per cui il video non c'ho voglia sinceramente di editarlo, perché a parte che è tristissimo, cioè, fingevo. Magari vi capita anche voi, raga, che uscite con gli amici, non siete molto in giornata, cioè alla fine sti cazzi, state con gli amici e fate finta di essere felici, magari, ma in realtà siete tristi. Tutorial su come trovare degli amici, ragazzi, praticamente qua... Ero un po' tipo depresso una sera e quindi sono stato depresso il giorno dopo e depresso 2 giorni dopo. E allora mi sono detto, vabbè, non è il caso di far uscire un video deprimente dove fingo di essere tipo coglione come al solito. Ma non ha neanche senso fare un video dove... No, ragazzi, la vita è schifo. No, vabbè, non voglio fare il classico youtuber lamentone che pur di fare un video al giorno deve per forza fare uscire quel video perché quel giorno magari non se la sente. Quando feci lo speciale 6K, ovvero un video al giorno per tutta la settimana, non è tanto che non ci avessi... Cioè, 22, oh, ma io non ci credo, ma ci sono 22! Paolo, dove sei, Paolo? Questo pome cosa fa? Cioè, piuttosto aspetto un attimo, non faccio uscire il video quel giorno e poi il giorno dopo magari faccio un video migliore. Raga, c'è la luce accesa e ho una camicia a maniche lunghe. È a maniche lunghe, è di mio zio poi. When tutti usano Snapchat ma tu non ti serve perché c'hai una facecam che fa cagare al cazzo. Si blocca tutto, che cazzo sta succedendo? Non capisco. La vita sta cominciando a fare un po' schifo, A 20 anni, raga, ricordatevi questa cosa. Quando arriverete a 20 anni la vita comincerà a fare un po' schifo. È molto deprimente sto video in realtà, Volevo ringraziarvi dei 9K ovviamente, che poi uscirà lo speciale, come uscirà lo speciale 10K, 9, 6K, 7K. Ma usciranno un po' di speciali in questi giorni. Però posso dirvi la verità, raga, c'è un altro motivo per cui non sto opando tantissimo. Comunque c'avevo un po' di titubanza in questi giorni. E anche per Brat, raga. So che sembra stupido, ma io vi giuro, raga, che quando Joe e Brat uppano, a me viene voglia di uppare. Non so perché. Ne parlavo anche con Monorite di questa cosa e ho sempre pensato, minchia, se dovessero quittare da YouTube loro due, io che cazzo farei? Tornando al discorso, volevo ringraziare, oltre a voi iscritti, che state diventando una marea ormai. Si sente ancora l'odore di mio zio, comunque. È incredibile sta cosa, fantastico. Volevo ringraziare, oltre a voi iscritti, comunque, diverse persone, no? In primis, volevo ringraziare Joe e Brat. Dopotutto, raga, uno li può prendere per il culo, sì, quello è vero, ma... Sono due ragazzi per bene, non insultateli troppo, a parte Brat. Poi, volevo ringraziare me stesso, raga. C'è stata una sera in cui ero proprio depresso, non sapevo che cazzo fare della mia vita. Ti è mai capitato di pensare al suicidio? Hai un coltellaccio in mano, ti viene da dire, ma quasi quasi... Mattina, prima faccio colazione, poi domattina dopo colazione mi sgozzo. Cioè, non fatelo, cioè, non sto promuovendo il suicidio di massa, perché non siamo dei lemmings o dei lemmini. Voi cercate lemmini su Google, vedete che ci sono questi piccoli animaletti. Ogni 4 anni, tipo ogni volta che ci sono le Olimpiadi, ogni 4 anni vanno tutti insieme appassionatamente verso una scogliera, si buttano nel mare. Simone! Volevo ringraziare me stesso perché, raga, ero triste. Allora mi sono detto, vabbè, cosa cazzo posso fare? Riguardiamoci i miei vecchi video. Mi sono riguardato alcuni miei video. Ci sono delle volte che mi riguardo e rido. Feci un video tempo fa chiamato Non faccio ridere with clips. E in quel video dicevo che riguardando i miei video non ridevo. Non so, ultimamente gli ultimi video che faccio mi stanno cominciando a far ridere. Boh, complimenti a me stesso, mi stringo le palle da solo. Cioè le mani, mi abbraccio da solo perché non ho nessuno che mi abbraccia. Non so se rido per compassione o rido perché alla fine è un po' tutti quando si riguardano. Avete presente quando vi riguardate il video di famiglia del 98 con vostra madre e vostro padre e loro ripensando ai vecchi momenti passati insieme si mettono a ridacchiare insieme, tipo, guarda quando eravamo carini, guarda nostro figlio com'era carino, guarda adesso com'è brutto in culo, porco due. Voi non sapete cosa vuol dire essere brutti. Alla fine neanche i miei genitori sono troppo belli, Cioè mia mamma è bellina alla fine. Cioè non da dire che me la tromberei, per carità, perché non sono un... Sai che secondo me, raga, io ho bisogno di uno psicologo. Tornando al discorso principale, un terzo gruppo di persone che volevo ringraziare, in particolare una che mi è stata vicina molto in questo periodo. Ti ringrazio tanto. Quello che devo dirvi l'ho detto, ragazzi. Io spero che da questo video sia trasparsa la felicità di un uomo distrutto. Non ve l'ho mai detto, non ve lo dirò mai più. Però, cioè, sotto sotto, vi voglio bene.